Ma bentornati qua sul canale, io sono Fablinker e oggi siamo qua per andare avanti con l'esperimento con il nostro Troie. Allora, si è aperto il calciomercato di gennaio, che andrò a fare a telecamere spente per questioni di tempo. E niente, onestamente ragazzi, onestamente con 3 milioni penso che faremo ben poco. Però ci voglio provare. Appuntamento a tra poco. Allora, purtroppo è stato, come dire, un mercato come poi preannunciavamo abbastanza rivedibile. Abbiamo fatto solamente una transazione, cioè due, scusate, con te venduta lo Stoccarda per 2.500.000. Abbiamo comprato l'Opi a 2.700.000 e ne abbiamo dato Moreno. Quindi abbiamo comprato solamente l'Oppi, che è il centrocampista centrale di riserva che ci mancava. Ho venduto con te anche perché abbiamo già due terzini sinistri, di conseguenza uno in più aveva poco senso. Allora, io ora vado a farmi un po' i piani di crescita. Perché se no, vabbè, questo non so neanche guardarci onestamente, perché tanto a 1.000 anni e di conseguenza non cresce più. Mi sembrano tutti abbastanza ben fatti, a parte questo. Sì, diciamo che non c'è molto da modificare, sembrerebbe 6 settimane va benissimo. Purtroppo per il mercato bisogna sperare nel prossimo anno, perché al momento di soldi non ce ne stanno, di conseguenza far mercato è più difficile di quanto possa sembrare, purtroppo, per quanto uno vorrebbe far mercato, ma in questo modo mi è un po' complesso, onestamente, per quanto vorrei farlo. Ma allora, ragazzuoli miei, allora, intanto in questo mese purtroppo è successo l'inevitabile. Abbiamo perso in Coppa di Francia con il Reims, abbiamo vinto contro il Rangers e contro l'Orient, abbiamo perso contro il Brient, però due vittorie, due sconfitte, diciamo che poteva andare molto peggio. Adesso ne approfittiamo e arriviamo fino al 1º giugno. Un attimo, sì, andiamo. La prima vittoria, molto bene. Con Lille sicuro perdiamo. No, pareggio. Montpellier, sconfitta clamorosa. Clermont, vittoria. Molto bene. Il Lens in casa, sconfitta. Andiamo un po', sconfitta, vittoria. Reims, pareggio. Mentre il Nantes, pareggio. Abbiamo la pareggita acuta, sempre quel 2-2 che ci piace molto, a quanto pare. Aprile, vittoria contro l'Auxerre. Contro il PSG, auguri, sconfitta infatti. Contro il Marsiglia, sconfitta. Contro il Lione, sconfitta. Contro l'Ajaccio, pareggio. Il Tolosa, pareggio. Ai ai ai. Col Monaco, pareggio, niente, siamo in crisi. Vittoria con Reims, ok, come si pronuncia. Con Nizza, sconfitta, mannaggia tutto. E si chiude il campionato, credo. Eh sì, non c'è più niente. Allora, è il momento è il momento della verità. Intanto questo Ramos, ragazzi, promuoviamolo subito, che è veramente molto forte. Offerte per Sakho. No, vabbè, vado a venderlo il prossimo anno ormai. Lo vendiamo il prossimo anno, non c'è problema. Primo torneo 30 milioni, ok. Molto meno. Quante cazzarola di cose sono successe? Va bene. Ho già fatto. Chat giocatore. Dai, Yasser, che tra l'altro è un 72. Allora, classifica. Siamo dodicesimi. Ci siamo salvati con ampio margine, ben 18 punti dalla quart'ultima.
Beh, dodicesimi, quasi metà classifica, non è male. Pensavo, per come era iniziata, pensavo molto peggio. Pensavo molto peggio. Andiamo a vedere un po' la rosa. Statistiche, presenze, Ugbo e Baldé 39 presenze, reti Ugbo 19, Baldé 15, Lopi 7. Gran bell'acquisto Lopi, 7 reti. Assistman Ugbo con 8. Poi abbiamo, vediamo un po' la crescita, Gallon più 2, Muldin meno 6 ma se ne va, Larussi più 4, Vasquez più 3, Pransé più 4, 3 Dardai, 2 Palmer, 2 Poroso, 2 Njo, 3 Baldé, 2 Bruce, 2 Lepenant, 4 Lo Iodice, 3 Kwame, 4 Palaversa, 1 Lopi, 3 Sakho, 5 Ugbo, 1 Baldé e 2 Dong. C'è questo Ramos che rega, vediamo un attimo sto Ramos cosa può fare. È attaccante di riserva che ci mancava. Sì, è un attaccante, è un attaccante. È palesemente un attaccante. È forte e duro questo, eh. Se si fa crescere bene, questo diventa forte. Questo diventa veramente forte. A questo punto, detto ciò, comunque abbiamo fatto un buon campionato. Io devo dire che sono molto contento. Andiamo fino al 31, fino a fine stagione totale. Vediamo se ci confermano, ma in teoria dovrebbero confermarci, anche perché onestamente non so perché non dovrebbero confermarci. Sarebbe stupido, no? Sarebbe molto stupido. Abbiamo fatto un buon campionato, cioè per come si era messa, va strabene, va strabene. E quante offerte, quante offerte. Mi stavano arrivando. Poi ci penseremo nella prossima stagione. Termina stagione. Ok, direi che ci hanno confermato. Ci hanno confermato. Il che è tanto tanto buono. Ci hanno confermato. Ottimo, sono veramente veramente contento. Ora sono curioso di vedere che budget ci daranno per questa quest'annata. Comunque la squadra si è potenziata, i giocatori sono ben cresciuti. Andiamo a prendere quello con maggiori soldi. Allora, salta questa cosa qui. Post in arrivo, va bene tutto. Ufficio, 12 milioni. Ammazza, oh, ma io che ci faccio? Con 12 milioni, raga. Ma io che ci faccio? Allora, abbiamo Baldé e Ugbo che onestamente li terrei anche quest'anno. Con Ramos e Dong come secondi. Palaversa, Loppi, Sakho e Kwame. La squadra c'è. La squadra c'è. Ci manca un difensore centrale. Ci manca un portiere. Ma si può fare, ma si può fare. Tanto lo compro qua con voi. Tanto sono passati pochi minuti dall'inizio dell'episodio. C'è questo Green che mi ispirava. C'è questo qui che è molto più forte. È un prospetto, però costa troppo. Green costa un po' di meno. Green costa un po' di meno. E allora, offriamo 5 milioni, dai. 7,4. Facciamo 6 7 4 7. Oh, bene, 7 va bene. Questo è un bel prospetto in futuro. Sembra un buon portiere, soprattutto di riserva. In un prospetto che può fare anche il primo portiere. Abbastanza umile. Abbastanza umile, 10.000 euro ci può stare. Bene, abbiamo preso il secondo portiere, Etienne Green. Cioè, la cosa bella è che è del Saint-Étienne, no? E si chiama Etienne, cioè, ma che cazzo, cioè, vabbè, va bene, lo mettiamo come riserva, posto di Dong. Siamo Green. Ci serve un difensore centrale. Ora sì, solo che abbiamo come difensore, c'è Van der Berg, ma costa. Oddio.
Mingueza costa troppo. Dominguez. Ma questo Dominguez. Sì, forse costa ancora meno, converrebbe. Anche perché i soldi sono quel che sono. Facciamo 2 milioni? No, il giocatore non te lo do. Ti do 2 milioni 180 e via. 3 milioni 6. Con la clausola altissima. Quello che vale 3-4. 3-7. Si stanno per arrabbiare. Che se ne frega. 3-5. Oh, bravi, bravi. Mi siete piaciuti. 3-5 è un buon prezzo. È un buon prezzo, onestamente, dai. Non mi posso lamentare. Però, insomma, 5 anni. Bravissimo. Così abbiamo anche il difensore di sera. Perché è una squadra un po' corta, eh. Solo che io non so come far dopo. Perché, insomma, non avremo più soldi, in poche parole. Dopo sta cosa qui. Ho fatto due acquisti subito, ma i soldi sono finiti. E questa è la cosa preoccupante. Ed è molto preoccupante. Siamo al posto di Bruce. Raga, la squadra c'è. Io purtroppo finirò qua il mercato, perché, cioè, non... Facciamo una cosa. Che non si sa mai. Consenti offerte. Consenti offerte. Sblocchiamo di nuovo tutti. Si sa mai che mi arrivano alcune offerte interessanti, magari. Allora posso pensarci. Intanto nel prossimo episodio andrò a rinnovare tutti quanti a telecamere spente. Infatti partirà l'episodio con già il mercato concluso. Vi farò vedere com'è andata, che è successo, se è successo qualcosa di importante. Spero di sì, che comunque si possa comprare gente interessante. Però poi vi farò sapere come andrà, perché adesso mi rinnovo i giocatori in scadenza delega. Ok, 2 anni delega, 3 anni delega, 3 anni. Ok, tutti i delegati, tutti rinnovati. Ragazzi, ci becchiamo nel prossimo episodio con l'inizio della stagione, con una squadra che secondo me quest'anno può dare ancora di più dell'anno scorso, perché è cresciuta come overall generale. Però non so come faremo con il mercato, perché il mercato è un momento complicato e non abbiamo più un soldo. Anche se stiamo facendo acquisti mirati, questo è vero, però purtroppo i soldi mancano un po'. Ragazzi, alla prossima, ciao!